Volete preparare questa deliziosa focaccia al rosmarino e peperoni assieme a me? Seguitemi in questo video e vi darò la mia personale ricetta. Benvenuti sul canale. Io sono Pasquale e sono un Nutrition and Lifestyle Coach. Sul mio canale vi do consigli nutrizionali, consigli per uno stile di vita salutare e video ricette sane, come questa. Per cui se siete nuovi considerate di iscrivervi e di cliccare la campanella per ricevere notifiche sui nuovi video. Oggi preparo la personale versione della famosissima focaccia. E se vedete la mia maglietta sporca di farina, sono stato vittima di un vile assalto da parte di alcune confezioni di farina che mi hanno accerchiato e attaccato viscidamente. Ma ho vinto. Come condimento sopra la focaccia userò un peperone verde, del rosmarino e un po' di sale. Per questa ricetta utilizzerò i seguenti ingredienti: 600 g di farina integrale macinata a pietra, 50 ml di olio extravergine di oliva, 9 g di sale, 6 g di zucchero, 340 ml di acqua tiepida, un sacchetto da circa 7 g di lievito disidratato. Ora cominciamo col procedimento. Nella campana dell'impastatrice, questa brutta cosa che vedete nelle mie mani insomma, aggiungiamo prima il sale e poi la farina. Con calma e sangue freddo. Non so se avete visto la maglietta. Poi mettiamo lo zucchero, il lievito e l'acqua tiepida. E subito dopo l'olio d'oliva. Ora la campana va all'interno della macchina del pane. Un link per comprare la stessa macchina che utilizzo io lo troverete nella descrizione del video proprio qui sotto. Se invece impastate a mano, beh, in bocca al lupo. Fate prima un po' di palestra perché c'è da impastare e lavorare la pasta per bene, finché non diventi liscia. E spero che ne usciate sani e salvi. Il programma che uso impasta e lascia lievitare per circa 45 minuti. Ecco qua, visto come passano in fretta 45 minuti? Ora stendo la pasta, prima levigandola un po' con le mani, poi pressandola da entrambi i lati per dare la forma della teglia in cui la andrò ad adagiare. Magia! La teglia non c'era ed ora è qui! Ora aggiungo un po' di olio extravergine d'oliva sul fondo e ci adagio la pasta. La lavoro prima da un lato e poi dall'altro per farla bagnare uniformemente dall'olio. Ora, con le dita, diamo la classica forma della focaccia con questi buchetti antiestetici brutti e cattivi. La potete farcire come volete. Io ora aggiungerò un pizzico di sale da cucina, poi un po' di rosmarino del mio giardino, che con la forza sovrumana triterò a mani nude senza paura. Avete apprezzato lo stile e la forza? Ora la coprirò con un panno e la farò riposare per circa 40 minuti in modo che lieviti un altro poco. Ho un coltello in mano per due motivi: difendermi dai pacchi di farina e tagliare il peperone verde che ho in mano. Ecco qua, sono come Flash. Fra un'inquadratura e l'altra il peperone non solo è tagliato a pezzetti, ma è adagiato sulla pizza secondo una predisposizione ben precisa. Insomma, l'ho messa a caso. Ora presso leggermente con le dita i peperoni all'interno della pasta in modo che vadano a farne parte. Nel frattempo preriscaldate il forno a 210 gradi circa Celsius, oppure 410 Fahrenheit. Infornate e cuocete per circa 20 minuti. Tutto pronto ed ora aspettiamo speranzosi. 20 minuti sono veloci, eh? Molto. Ecco il risultato. Con un primo piano della focaccia e anche del diamine di stendino che ho dimenticato con l'intelligenza di una stella marina, proprio dietro le mie spalle. Però il profumo è veramente invitante. Dai, facciamogli un bel primo piano. Sono contento come se avessi avuto un bimbo. Ora la taglio e la servo tiepida. Vi ricordo di seguirmi sui social network dove troverete le foto dei miei piatti. Mi raccomando, lasciate un commento ed un like. Farete contenti sia me che il cane. Mi è rimasto solo da dire: eat well, live well and smile.